Si parla da giorni del provvedimento anticrisi relativo ai ticket regionali sui farmaci di fascia A. Cosa ne pensano i ravennati? Favorevoli, preoccupati, contrari? Penso che sia una presa in giro perché già paghiamo la sanità. Io personalmente ho delle esenzioni per due malattie invalidanti, devo pagare lo stesso tanti esami che faccio, perciò questo è un ulteriore aggravio di spesa. Cioè, io minimo all'anno spendo dai 7 agli 8 mila euro, anche perché tante visite di cui dovrei essere esente, non le posso fare perché ci sono 3-4 mesi di attesa, le devo fare privatamente, non riesco a capire dov'è il beneficio, cioè comunque non favorevole sicuramente al ticket. E senta, in realtà una delle indicazioni che è stata data è che il ticket, questo aumento del ticket, questo pagamento del ticket diciamo, sarà a carico solamente delle fasce, non della fascia più bassa. Questo tipo di informazione secondo lei finora è stato dato bene, è poco chiaro, comunque una campagna informativa che dovrà essere alimentata di più? No, sicuramente alimentata di più perché non mi risulta che non è a carico delle fasce più deboli, perché io ho preso dei prodotti che prima non pagavo perché soffro anche di allergie e mi hanno detto che c'era un ticket da pagare, mentre prima non lo pagavo. Perciò cioè, non si commenta la cosa, cioè si commenta da sola praticamente. Allora, le persone che vengono qui in farmacia chiedono informazioni, sono preoccupate, come si comportano? Sono preoccupate, già ci stanno chiedendo da tempo e noi purtroppo non abbiamo ancora nessuna informazione ufficiale da dare e quindi non siamo in grado di aiutarle più di tanto. Per ora tutto è rimasto assolutamente invariato e continuiamo intanto che... Fino diciamo, a settembre, più o meno la previsione? Non abbiamo nulla, neanche il nostro ordine dei farmacisti ci ha dato informazioni più esatte, quindi aspettiamo. E sente, che tipo di domande vi pongono le persone che vengono qui? Magari sono più anziane o no, o qualsiasi fascia d'età? No, tutti gli anziani certamente sono più preoccupati, quindi hanno paura che, non so, vengano tariffate diversamente le visite, le analisi, ma anche i farmaci, perché già pagano tante cose, quindi siamo anche noi, siamo un po' così dubbiosi, ci chiediamo anche come si attuerà questa cosa, perché non è così semplice, non è il problema di perderci più tempo a spiegare alle persone perché pagano di più, che cosa pagano, questo è il nostro lavoro, per noi spendere due parole in più è solo un piacere, però la vediamo abbastanza complicata. Ma secondo me, siccome i soldi ce ne sono pochi, se sono da pagare, paghiamoli. E rispetto al discorso legato alle fasce di reddito, che comunque ci saranno delle fasce che saranno ovviamente esentate, comunque è giusto e corretto, o si poteva anche fare qualcosa di più? Non lo so, ne so molto poco, no? Da quello che ho visto alla TV, secondo me sarà molto complicato, però concettualmente giusto. La mia opinione è che purtroppo sono tassati sempre i soliti, i poveri. I ricchi stanno tranquilli finché i soldi vogliono tentare di prenderli da noi, dalle classi sempre più deboli. Purtroppo siamo pensionati e dobbiamo far che? Tentare di fare il possibile, diventiamo ragionieri da pensionati, se no non le si fa più. Senta, lei in questi giorni, da quando c'è stata, insomma, sì, è stata data questa comunicazione, si è informato, ha chiesto in farmacia, sì, chi ha chiesto? No, io in farmacia non ho ancora chiesto perché, vabbè, per il momento no. Ma però io ho chiesto al CUP dove sono andato, vado dove penso ci siano le istituzioni che debbono darmi. Allora ci sono ancora delle decisioni da prendere anche a livello regionale, che purtroppo qualcosa sembra che li facciano, mentre invece dagli altri, ho visto ieri sera la televisione stamattina, guardi, non parliamo di chi gli sanguina il cuore, che il cuore sanguina noi. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.